Sono le 10:41 minuti, in questo istante scattano le 10:42 minuti e vi do il benvenuto nuovamente ad almeno due pagine al giorno. Ho tagliato di netto Lenny Kravitz perché è tempo di fare una piazzata. Ovviamente questa è già una battuta poco divertente, ma in realtà riguarda un progetto di cui parliamo questa mattina in questa seconda parte per le interviste di almeno due pagine al giorno. Intanto voglio dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno ad Alberto Conto, Roberta De Stefanis in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a voi per aver accettato l'invito a fare questa piazzata con me questa mattina e con i nostri ascoltatori e spettatori. In che senso? Nel senso che partiamo da qui. Sabato 2 marzo ad Alba, in provincia di Cuneo, per chi non sapesse dove è Alba, insomma è tempo di imparare anche un po' di geografia, ad Alba ci sarà una giornata, e correggetemi se sbaglio, o un pomeriggio quantomeno, in cui si gioca e si riflette intorno al diritto di vivere la città e alla necessità di politiche educative territoriali adeguate. Questa è un'iniziativa voluta da un movimento pedagogico nazionale che si chiama Da Capo e anche da un collettivo, correggetemi se sbaglio, collettivo di ricerca e pratiche pedagogiche che si chiama CREPA, che detto così suona bruttissimo, ma adesso ovviamente mi racconterete di che cosa stiamo parlando. Partiamo dall'iniziativa di sabato, dal collettivo, insomma, questa è casa vostra, insomma, raccontateci quello che vi pare. Dai, vai al mio, faccio inserzione. Beh, intanto grazie, siamo contentissimi di questa chiacchierata. Sì, una piazzata, nel senso che questa giornata per noi porta a compimento un percorso con un po' di ragazzi e ragazze delle scuole medie e di prima superiore, in particolare del nostro territorio, quindi di Alba, Langhe, Roero e dell'Astigiano. E poi hai detto bene, quando è nato CREPA esattamente un anno fa, il tentativo era proprio quello di unire, diciamo così, i percorsi pedagogici a quelli politici, con, diciamo così, una sorta di tema filo rosso, un tema conduttore che è questo del diritto alla città, e che noi abbiamo anche tradotto diritto alla città pedagogico, quindi partendo da come i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i giovani vedono e vivono i loro territori, dando loro, diciamo così, già la qualifica di soggetti con la S maiuscola, cosa che molto spesso non avviene, e noi ci mischiamo in questa avventura con loro non come adulti separati, ma come soggetti anche noi politici di un territorio. E quindi è emersa in questo territorio il fatto che, come ben saprai Francesco, ma in realtà questa è una dinamica che è, appunto, ahimè, è un po' in tutta Italia, in molti centri storici è vietato il gioco. I centri storici ormai sono diventati delle vetrine, dei negozi, diciamo così, a cielo aperto e a cielo chiuso, spazi sempre più privatizzati, e le piazze, appunto, dovrebbero essere invece l'emblema del nostro stare insieme. Quale cosa migliore del poter giocare, no, in una piazza? Quindi questo tema è emerso da quella che noi chiamiamo inchiesta ludica in questo camp che abbiamo fatto l'anno scorso insieme ad altre realtà italiane, che poi è la parte che tu hai descritto molto bene dicendo del movimento Da Capo. No, ma infatti mi interessa già questo elemento, insomma chiamerei in causa anche Roberta De Stefanis, tra l'altro Roberta De Stefanis, designer sistemica, Alberto Conto educatore, in questo progetto, un progetto che insomma definite dal mio punto di vista, insomma conta quello che conta, pedagogico-politica, molto molto focalizzato diciamo come progetto, mi viene da pensare subito a questo, è un percorso, anche quello di sabato, fatto di giochi da inventare, ordinamenti urbani da poeticizzare, allegre parate un'assemblea di piazza per parlare liberamente di città e di diritto pedagogico. Allora, ve lo dicevo poco fa fuori onda, adesso ve lo dico ufficialmente, insomma siete dei sognatori, degli utopisti, siete degli ingenui, siete anche dei pazzi, perché evidentemente come dire, questo suona diciamo suona lontano dalla durezza, diciamo, dell'interpretazione della città come la intendiamo adesso, no Roberta? Sì, tra l'altro mi viene in mente che piazza e pazzia sono uno l'anagramma dell'altro. Quindi non ci sono andato tanto modo lontano, insomma. Esatto, sono due modi per stare fuori. Esatto. No? No? Sì, allora, la piazzata che abbiamo organizzato, intanto ci piace dire che non è un evento, certo, ma è un'occasione per stare insieme e proprio tessere una socialità non mercificata. Infatti abbiamo immaginato proprio la piazzata come un momento per vivere gli spazi della città
come se fossero le stanze di una casa. Quindi Certo. le piazze diventano spazi in cui noi ci muoviamo e ne fruiamo, ne godiamo liberamente, proponendo anche noi un'idea di città che oggi non ritroviamo. Ci tengo a sottolineare, ma Alberto l'ha detto, che non l'ha organizzato Crepa, cioè gli adulti di Crepa del movimento, ma l'abbiamo immaginato con i ragazzi. Quindi è stato alle sembianze che proprio sono nate riflettendo con i ragazzi su cosa vi piacerebbe che fosse questo momento insieme, questo pomeriggio insieme. E quindi sono nati appunto giochi, ma anche appunto l'idea di una parata, cioè di una festa. Noi faremo festa passando da una stanza all'altra di questa casa città. Sì, infatti voi vivrete diverse piazze, diciamo, no? Se non sbaglio, ho letto anche il programma di questo appuntamento di sabato, un programma che nella sua, diciamo, specificità mi piacerebbe raccontare tra poco, perché vorrei tornare ancora un attimo, se siete d'accordo, se Alberto e Roberta siete d'accordo, sul manifesto, insomma, anche del movimento da capo, perché ci sono, leggo, manifesto per un diritto alla città pedagogico, no? Scrittura collettiva per città desiderabili, ci sono dei, come dire, tutta una serie di diritti, no? Che mi piace cominciare dalla fine, no? Alla fine di questo manifesto si dice, in un nota bene, sarà nostra premura far trovare casa a questi diritti in ogni luogo che abiteremo. E c'è l'invito ovviamente alle persone ad unirsi su questo lavoro, perché si parla di diritti che io, insomma, ormai non mi sento di non definire diritti fondamentali, no? Il diritto al movimento, alla comunità, alla cura, allo spazio, alla libertà, al gioco, insomma, anche qui, insomma, sembra di ragionare su categorie che, insomma, il mondo attuale pare abbia un po' dimenticato, no? Spero di essere troppo pessimista, io sono pessimista di natura, però, insomma, vorrei essere smentito da voi adesso. Alberto. Ma intanto ti ringrazio per questa lettura che è molto interessante, anche se pessimista, perché si parte da questo e dice una cosa molto interessante anche perché, diciamo così, tentiamo anche un salto in più, perché pur essendo un manifesto costruito realmente a tante mani con altri ragazzi e ragazze di tutta Italia, altri, diciamo così, adulti di tutta Italia, che hanno condiviso con noi questo percorso. Quelle però, da un certo punto di vista, rimangono parole importantissime, come sottolinei tu, forse non di moda, come dici tu, ma il tentativo che stiamo facendo è quello di incarnarle. Perché quanti, diciamo così, percorsi, movimenti sono nati negli ultimi anni, anche volenterosi, che tentano di cambiare le cose, ma forse sono rimasti, diciamo così, un po' aria fritta. Ecco, noi ci vogliamo testare sapendo che è molto difficile questa cosa. E quindi abbiamo cercato poi nel camp dell'anno scorso, in luglio, dove ci siamo ritrovati appunto con queste altre realtà italiane, di innervare, appunto, tirar fuori veramente delle questioni, sostanzialmente te la faccio, per far politica con i bambini e le bambine, Certo. cioè con i ragazzi e le ragazze, e non solo rimanere su un lato ideale. Sappiamo che questo è molto difficile perché l'essenza della democrazia, lo vediamo anche proprio in questi giorni, è mettere in discussione, no? Lo status quo. E questo sappiamo quanto ci può implicare. Faccio ancora un accenno che io credo sia molto bello dire, e che per adesso tutta questa, diciamo, tutto questo, questa pazzia è stata completamente auto-organizzata, che credo sia, faccia anche capire l'intenzione, no, diciamo così, dello spirito che ci muove, no, Robin? Assolutamente. E aggiungo che secondo me è un po' la nostra inquietudine, la nostra urgenza che si muove, si legge, no, tra le righe del manifesto. Tu hai citato appunto le parole, che Certo. sono volutamente parole ampie, in modo che ciascuno nei propri luoghi possa incarnarle nel modo migliore. Ma per esempio, dove diciamo diritto alla cura, appena sotto diciamo, ma anche il diritto a star male, cioè a contemplare e attraversare un male che spesso ci dice delle cose, no, di noi. Quindi non è un diritto univoco, ma ragiona, rifletti su quel concetto e mettilo eventualmente in crisi, sperimentando il suo opposto, sperimentando altri modi in cui si può incarnare. C'era anche il diritto al gioco, diritto al Certo. gioco senza vergogna, a tutte le età, anche spontaneo, senza chiedere sempre il permesso.
invitando al gioco. No, questo è bellissimo, insomma, il fatto di poter giocare senza chiedere il permesso, e insomma credo che sia un diritto fondamentale. Insomma, voi ribadite anche, ci sono alcuni luoghi dove viene anche messo per iscritto sui muri, insomma, che è fatto assoluto divieto di giocare negli spazi, e io aggiungo negli spazi pubblici. Questa è pura follia. In ogni caso, prima del programma, nasce Crepa non è solo un ossimoro. Perché, insomma, c'è qualcuno tra voi, insomma, Alberto e Roberta, che vuole raccontarci perché Crepa non è soltanto un ossimoro, insomma, quali sono le caratteristiche fondamentali di questo collettivo, insomma? Nel tema dell'ossimoro era perché, direi, circa un anno fa, quasi, cioè, tra poco compiamo un anno. Auguri, allora. Crepa era il nome della nostra festa, il nostro battesimo, ecco. Certo. Quindi nasce Crepa... tutti ci dicevano, ma aspetta, in che senso? Tra l'altro, appunto, che tu hai detto un nome un po' inquietante, no? Ti viene da dire chi è. Ma in realtà, appunto, noi vogliamo nascere anche da delle macerie, no? Da qualcosa che vediamo morto, anche una coscienza un po' assopita, un po' addormentata. E ci rappresentiamo proprio come una crepa, cioè una messa in discussione dello status quo. Proviamo a creare delle tensioni, dei conflitti positivi che generino, io direi, una coscienza politica, la voglia di abitare, di esistere, e non solo di prendere parola, ma chiedere agli altri di prenderla, quindi invitare a prendere parte di questa crepa, allargare questa crepa e altre crepe. Infatti noi ci muoviamo proponendo anche delle lotte. La lotta che portiamo in piazza il 2 marzo, adesso faccio questa pubblicità occulta, e quella che avevamo sintetizzato appunto in questo camp, certo, di luglio, con questo motto che è nato dai ragazzi e le ragazze che hanno giocato col college, che è più panchine, appunto con punk, certo, riprendendo appunto lo stile musicale, e meno divieti. Ed effettivamente il 2 marzo porteremo delle panchine in piazza per parlare proprio di questo, del divieto a fare, del divieto a non fare. Sapendo anche del contesto, mi viene da dirti questa cosa, che il nostro è un tentativo di mutualismo educativo, cioè, come ben sai, molti servizi, molte attività educative si tende poi a dare servizi, che, attenzione, è importante che ci siano, però sai anche questi quanto sono sempre più merci, più privatizzati. Poi il tentativo invece di, diciamo così, unire delle richieste a una rivendicazione politica, appunto a diventare soggetti in primis con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. E ci teniamo a dire che, per esempio, Crepa non è, intanto c'è Claudio, c'è Oreste, c'è Lorenzo, ci sono Marta e Rosi, c'è Matteo, c'è Fabio. Siamo un gruppo, ecco, non di educatori specializzati, anzi, certo, tutt'altro. Il nodo è la pedagogia e la politica, ma è proprio in questo mixage, no, di capacità e di competenze che si uniscono per quel fine, insomma. Come ci tengo a sottolineare che veramente il movimento da capo è, seppur piccolo, ma un movimento nazionale, con alcune scuole popolari di Roma, con Chi Roma e Chi No di Napoli, con GetUp di Udine, con ACMOS di Torino, col Centro Fonti San Lorenzo di Recanati, e si aggiungono, ecco, sempre a degli altri gruppi. Questo per noi è proprio importante, perché anche quel manifesto non è nato solo da Crepa, ma è stato, diciamo così, il rischio di Crepa di aprirsi fuori in questo gioco, insomma. Un rischio bellissimo, Alberto, insomma, che questa crepa diventi una faglia. Questo è molto, molto interessante, immagino sia il vostro auspicio. Abbiamo ancora un po' di tempo per poter parlare, diciamo, del programma, dell'iniziativa di sabato, perché ci sono i giochi, ci sono appuntamenti e momenti di riflessione nelle varie piazze: Piazza Ferrero, Piazza Risorgimento, Piazza Pertinace. C'è poi l'incontro anche con Christian Raimo e sempre ad alba, ripeto, insomma, in questa giornata di sabato. Tra l'altro aggiungo, dentro, perfettamente dentro l'alveo di almeno 2 pagine al giorno, Christian Raimo, che è candidato al premio Strega con il libro che ha scritto con Alessandro Coltré, Willy, una storia di ragazzi, il delitto di Colleferro, inchieste su un massacro, pubblicato da Rizzoli. È una, diciamo, segnalazione che mi fa molto piacere fare, e soprattutto, insomma, l'incontro con Christian Raimo diventa un incontro, diciamo, per pensare l'amministrazione
amministrazione anche di domani, visto che lui è stato anche assessore alla cultura del terzo municipio di Roma. Insomma, in poche battute, se è possibile, vi chiedo scusa, ma siamo quasi in chiusura. Insomma, il programma di sabato, un invito, e come possiamo seguirvi in ogni caso? Allora, potete seguirci e inserirvi quando preferite. Noi saremo in piazza Pertinace a partire dalle 13, dove giocheremo con l'ordinamento pubblico e coi divieti del non gioco. Non si può giocare, ma vediamo, usando la poetica, salvando delle parole, quindi con il metodo cosiddetto del caviardage, come possiamo trasformarlo in senso positivo. Ci spostiamo poi con queste allegre parate, dove abbiamo anche un pezzo musicale inedito che suoneremo e canteremo. Ci spostiamo in Piazza Ferrero, che un po', diciamo, se prima eravamo nella cameretta della città, ci spostiamo nella cucina, certo, perché è pieno di dehors, quindi si sentiranno tazzine, eccetera, muoversi, e faremo un gioco della bottiglia fantastica, dove gli accoppiamenti saranno tra oggetti fantastici, oggetti reali, per costruire un nuovo gioco da proporre alla piazza e da lasciare anche in eredità come proposta di gioco a chi verrà dopo di noi. E poi ci spostiamo in Piazza Duomo sotto il municipio a parlare di diritto alla città e di politiche educative, e lo faremo seduti sulle nostre panchine che abbiamo costruito in questi... Esatto, perché come ben saprai il simbolo della panchina è il simbolo dell'incontro, certo, no? E anche qui, in quanto ha diritto alla città, negli ultimi anni li abbiamo visti di tutti i colori, no? Con panchine sbarrate oppure che non permettono l'incontro. Quindi autocostruiremo queste panchine, e qual è il tentativo di incarnare la politica? E che partendo dal divieto al gioco, veramente chiediamo politiche pubbliche alternative. E quando parliamo di politica educativa parliamo di scuola, diciamo così, e pedagogia sociale, che è poi quella che in qualche modo cercheremo di unire con Cristian Raimo, come è successo l'anno scorso con Gumingo o altre persone, amici e amiche che sono venuti a trovarci, nel senso che anche qui uscire un po' dalla logica della presentazione, uscire un po' dalla logica dell'evento, ma sono persone che in qualche modo si calano nel nostro contesto, e diamo e riceviamo, no? Per questa avventura comune di un tentativo di emanciparci tutti da sta vita che a volte è un po' faticosa. Avventura comune che mi piace molto. Prego, Roberta. Voglio dire che da poco abbiamo scoperto che presenzierà anche la pioggia alla nostra piazzata. Che è la benvenuta, spero, insomma. Ma fino all'ultimo non ci voleva far sapere, ma sembra assicurata la sua presenza. Quindi stiamo facendo alcune variazioni, ma minuscole, al programma che accadrà. Cioè la piazzata accadrà, perché la pioggia è tempo, così come lo è il sole. E quindi l'incontro con Cristian Raimo, che è previsto in Piazza Pertinace, cioè potrebbe subire uno spostamento proprio soltanto di location, ma molto vicino, raggiungibile a piedi. Allora, sui cambiamenti dell'ultimo minuto potete seguire il collettivo Crepa sia su Facebook che su Instagram, se non sbaglio. E quindi, insomma, appuntamento sabato per la piazzata, sabato 2 marzo ad alba. Grazie allora ad Alberto Contu, Roberta De Stefanis, per averci raccontato questo progetto. Speriamo, insomma, di incontrarci presto anche per approfondire ulteriormente questo vostro lavoro. Grazie ancora per essere stati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. E allora buona giornata, perché noi siamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno. Dopo di noi il GR, poi il Café Blu con Claudio Petronella. Il nostro appuntamento è per domani, mercoledì 28 febbraio 2024, sempre alle 10. Ciao a tutti.